Il corpo vitale ebbe origine durante il periodo del Sole. Da allora, un processo di cristallizzazione ha provveduto alla formazione di alcune ghiandole che, insieme al sangue, costituiscono la speciale manifestazione del corpo vitale all'interno del corpo fisico. Per questa ragione possiamo dire che le ghiandole nel loro insieme sono governate dal sole, dispensatore di vita, ma anche dal grande benefico pianeta di Giove. Il corpo vitale ha come funzione principale quella di costruire i muscoli e ridar loro tonicità dopo che il corpo del desiderio, con il suo movimento incessante, vi ha accumulato abbondante fatica e tensione. Il corpo del desiderio fu originato durante il periodo della Luna. È perciò questo errante e incostante astro che governa la nostra muscolatura. La Luna è la sede preferita dagli angeli, che furono l'umanità del periodo lunare. Anche Marte, impulsivo e turbolento, governa i nostri muscoli. È in questo pianeta che abitano gli spiriti luciferici, gli angeli caduti. Tuttavia, lo studioso dovrà osservare che alcune ghiandole e gruppi particolari di muscoli sono governati anche da altri pianeti. E come quando si dice che tutti coloro che vivono negli Stati Uniti sono cittadini americani, ciò non impedisce che gli uni siano soggetti alle leggi dello stato del Maine e gli altri a quelle dello stato della California. Il noto assioma ermetico, in alto come in basso, ci dà la chiave di tutti i misteri. Sulla Terra, considerata come macrocosmo, esistono ancora dei luoghi inesplorati. Così nel microcosmo, che è il nostro corpo, vi sono anche delle parti ancora sconosciute agli scienziati. Fra esse annoveriamo le ghiandole endocrine, chiamate anche ghiandole a secrezione interna. Esse sono sette, e cioè la ghiandola pituitaria o ipofisi, governata da Urano, la ghiandola pineale o epifisi, governata da Nettuno, la ghiandola tiroide, governata da Mercurio, la ghiandola timo, governata da Venere, la milza, governata dal Sole, e le due ghiandole surrenali, governate da Giove. Queste sette ghiandole sono di particolare interesse per gli occultisti. In un certo senso si potrebbe chiamarle le sette rose sulla croce del corpo umano, in quanto sono in stretto rapporto con lo sviluppo occulto dell'umanità. Quattro di esse, il timo, la milza e le due surrenali, corrispondono alla personalità. Il corpo pituitario e la ghiandola pineale sono particolarmente connesse al lato spirituale della nostra natura. Quanto alla ghiandola tiroide, essa è il filo che unisce i due gruppi. Ecco come si considera la questione dal punto di vista astrologico. La milza è la porta di entrata delle forze solari che tutti gli esseri viventi immancabilmente assorbono. Queste forze circolano nel nostro corpo come un fluido vitale senza il quale non si potrebbe vivere. La milza perciò è governata dal sole. Le due ghiandole surrenali sono governate da Giove, questo grande benefico pianeta che esercita un effetto calmante e riposante su di noi quando il nostro equilibrio emotivo viene disturbato dall'azione della Luna, di Marte e di Saturno.
quando l'effetto bloccante di Saturno risveglia in noi sensazioni di malinconia ed interferisce con le funzioni cardiache, il sangue porta al cuore le secrezioni delle ghiandole surrenali che agiscono da potente stimolante della circolazione sanguigna. Nello stesso tempo, l'ottimismo dato da Giove lotta contro il senso di ansia di Saturno o contro gli impulsi di Marte, che agita nel corpo del desiderio forti emozioni di collera, rendendo così i muscoli deboli e tremanti. In tal modo viene allora in nostro aiuto la secrezione delle ghiandole surrenali, che libera dal fegato più glicogeno del normale, finché l'organismo non ha riacquistato il suo equilibrio. Ed è questo fatto che ha spinto gli antichi astrologi ad attribuire i reni al segno della bilancia. Per evitare confusione, diciamo subito che i reni hanno un ruolo di primo piano nell'economia del nostro corpo e sono posti sotto l'influenza di Venere, reggente della bilancia. In ogni caso è Giove che governa le ghiandole surrenali di cui ora si sta parlando. Venere, insieme alla sua ottava superiore, Urano, assicura le funzioni nutritive e la crescita del corpo umano, secondo sistemi particolari e scopi diversi. Venere governa anche la ghiandola timo, che funge da legame fra genitori e figli, fino a che questi ultimi abbiano raggiunto la pubertà. Questa ghiandola è situata dietro lo sterno. È più voluminosa nella vita prenatale e durante l'infanzia, che è per eccellenza l'epoca della crescita rapida. In quel periodo il corpo vitale lavora intensamente, in quanto il bambino non è ancora esposto alle passioni e alle emozioni, nelle quali più tardi lo trascina il suo corpo del desiderio, dai 14 anni in poi. Ma durante gli anni della crescita, il bambino non è in grado di fabbricarsi globuli rossi del sangue come fa l'adulto. In effetti, il corpo del desiderio non è ancora abbastanza organizzato in lui da fungere da entrata alle forze marziane che assimilano il ferro contenuto negli alimenti e lo trasformano in emoglobina. Per rimediare a ciò, vi è nel timo un'essenza spirituale ereditata dai genitori, il prodotto del loro amore per lui, che mette il fanciullo in grado di esercitare temporaneamente sul sangue l'alchimia necessaria, fino a che il suo corpo del desiderio non diventi attivo e dinamico. Allora la ghiandola timo si atrofizza e il fanciullo attinge dal proprio corpo del desiderio la forza marziana necessaria. Da quel momento, in condizioni normali, Urano, ottava superiore di Venere, governatore del corpo pituitario, si incarica della crescita e delle funzioni di assimilazione dell'adolescente. È noto che tutto quanto esista, compreso il nostro nutrimento, emette in continuazione delle minuscole particelle che ne indicano la provenienza e la qualità. Quando portiamo gli alimenti alla bocca, un certo numero di queste particelle invisibili entrano nel naso e, eccitando il nostro senso olfattivo, ci indicano se il cibo che stiamo per prendere ci si addice oppure no. È in questo modo che il nostro odorato ci avverte di rifiutare quello che presenta un odore insolito. Oltre a queste particelle, che provocano appetito o suscitano in noi disgusto, ve ne sono altre che penetrano nell'osso sfenoide, fanno vibrare il corpo pituitario e creano un processo di alchimia uraniana per mezzo del quale si formano le secrezioni che passano nel sangue.
Questo processo agevola l'assimilazione che dipende dall'etere chimico e assicura la crescita normale ed il benessere del corpo per tutta la durata dell'esistenza. Talvolta accade che questa alchimia uraniana del corpo pituitario avvenga all'esterno e sia causa di crescite strane e anormali che danno origine alle mostruosità che vediamo talvolta in natura.